Gabriella Carlini, esperta in ceramica, siamo nella scuola del comprensivo Don Milani, che si trova, la scuola che si trova a Marcianise, e qui ci sono ragazzi impegnati in un'attività che fa parte di un progetto PON. Il progetto si chiama Dalla Terra. Tra terra e Tra aria, terra e aria. perché i ragazzi lavoreranno con l'argilla, quindi terra, e per aria ci intendiamo un progetto dedicato proprio a un orologio solare, quindi un orologio che andrà fisso sulla parete della scuola. Tratteremo l'arte della gnomonica, che è quella appunto dell'orologio solare. E abbiamo spiegato un po' agli antichi come si regolavano per avere l'ora, per leggere l'ora, e i ragazzi piano piano con dei mattoncini, prima in argilla che trasformeremo in ceramica, realizzeranno questo progetto per abbellire la scuola, ma soprattutto per istruirli su come gli antichi leggevano il tempo. Quanto è importante questo progetto per i ragazzi? Insomma, li abitua a stare insieme, a lavorare insieme, ma anche a divertirsi insieme. Sì, senz'altro, anche perché i ragazzi di oggi, questa generazione, è un po' disabituata a trattare materiali plastici, ma soprattutto ad usare le mani. Quindi lavorando l'argilla si abituano anche intanto a modellare una sostanza non abituale, però proprio ad usare le mani invece che usare lo schermo, invece che usare la tastiera. Si divertono molto, si sporcano molto, hanno occasione di giocare anche fra di loro, quindi credo che possano essere soddisfatti di Quanti questo giorni? progetto. Quanti giorni si Allora, noi sviluppa? staremo qui a scuola per 3 settimane, e tutte le mattine, escluso il sabato naturalmente, Piccoli artisti sono crescono, insomma. piccoli artisti crescono, sì. Sta seguendo i ragazzi in un'attività particolare, Sì, quale? è quello della prima manipolazione, dopodiché faranno l'engobbio, che è praticamente una tecnica dove spalmeranno sopra dell'argilla di un altro colore, in questo caso è un'argilla chiara, metteranno sopra l'argilla scura, diciamo rossa, e poi verrà graffiata con uno stuzzicadente, e quando verrà cotta il bianco sotto apparirà sopra. Questi bambini abituati magari alle tastiere e computer, come si avvicinano a questo discorso di manualità? Io penso che la manualità È alla è base. alla base ed è dentro di noi. In ogni caso è una cosa che non perderanno mai, perché questo è proprio per non perdere il contatto con la terra, che è veramente Uno degli uno elementi degli elementi. Non per principali. nulla, cioè l'argilla da sempre ha dato via a un processo di evoluzione dell'uomo. Ecco, che cosa state facendo bambini allora? Delle forme con l'argilla. Andiamo a vedere. Chi mi fa vedere una formina? Fammi vedere. Io, tu che cosa hai fatto? Urla. Cuoricino, fiore, barca, poi voi, tu, cuoricini. E tu? E tu? Benissimo, vi piace? E tu che cosa hai fatto? Il cuore, il fiore, la campana, un altro cuore, l'omino, la barca, Quante la cose! Vi piace questo lavoretto? Vi piace? Siete contenti? Intanto buone vacanze! Grazie. Ciao!